Buongiorno, sono Carmela Abate, siamo al ristorante Zia Teresa e vi farò vedere come si fa lo spaghetto aglio e olio, quello che faceva mamma. Gli ingredienti sono gli spaghetti, l'aglio, l'olio, il sale nell'acqua della pasta. Io ci aggiungo anche un po' di prezzemolo e anche un po' di peperoncino. Prima di tutto mettiamo gli spaghetti. Allora, spaghetti, sale. Li giriamo subito. Ecco qui. Qualche minuto, sono pronti. Intanto facciamo l'aglio e l'olio. L'aglio. Facciamo riscaldare piano piano l'aglio, perché non si deve fare troppo biondo, così il profumo è più intenso. Faccio imbiondire ancora un poco poco, tanto la pasta è quasi pronta. Ecco, adesso ci mettiamo un po' di acqua che servirà per fare la cremina. Finiamo di cuocere la pasta qui, dobbiamo farlo cuocere, deve essere al dente. Allora, quando si alzeranno gli spaghetti, faremo in modo di evitare di far capitare l'aglio nel piatto. Aggiungiamo un po' di prezzemolo, eccolo. Amalgamiamo ancora bene, ci aiutiamo con il famoso forchettone. Ecco, il nostro spaghetto aglio e olio sciuliariello, come dicevano le nostre mamme, è pronto. Quindi facciamo sempre la nostra forma che richiama il Vesuvio. Eccola qui. Poi prendiamo un po' di sughetto, lo mettiamo sopra e ci mettiamo poco poco di peperoncino per dare giusto un po' di colore. Va bene? Questo è l'aglio olio con peperoncino ed è la mia ricetta. Buon appetito! Ciao a tutti, sono Salvatore Bianco, lo chef del ristorante Il Comandante dell'Hotel Romeo di Napoli. Benvenuti nelle mie cucine. Oggi vi preparerò spaghetto aglio e olio con l'aggiunta di peperoncino e prezzemolo. Sarà una mia versione personale, una reinterpretazione dello spaghetto aglio e olio che solitamente mangiamo qui a Napoli. Gli ingredienti che compongono la ricetta sono aglio di ufita, peperoncino fresco, pasta, spaghetti, olio e un po' di prezzemolo. Iniziamo con l'idratazione degli spaghetti. Mettiamo all'interno di un tegame abbastanza largo e basso dell'acqua. Utilizziamo l'acqua marina, che sarà il sostituto naturale del sale, ovviamente denaturalizzata, microfiltrata. Quindi il sale sarà sostituito con acqua marina. Mettiamo la pasta a idratare. Il tempo di idratazione e cottura della pasta sarà di 45 minuti a una temperatura di circa 37-38 gradi. Nel frattempo ci prepariamo la salsa di prezzemolo. Mettiamo sul fuoco a bollire dell'acqua con un po' di sale. Sbollentiamo il nostro prezzemolo per poco tempo in acqua salata. Passiamo in acqua e ghiaccio il prezzemolo. Questo ci permetterà di bloccare pigmento e clorofilla del prezzemolo. Successivamente lo passiamo all'interno di un bicchiere. Abbiamo utilizzato dell'aglio di ufita vicino a Avellino, a nord-ovest di Avellino. È un aglio che ha una caratteristica particolare, è di grande energia, di grande profumo, ma con grande eleganza, con grande delicatezza. All'interno di una bowl ci aggiungiamo un po' di acqua e mettiamo in infusione l'aglio. Lo portiamo in caduta termica fino al raffreddamento, quest'acqua con quest'aglio. E poi lo facciamo riposare per una notte in frigorifero. Il giorno successivo avremo un'acqua
estremamente profumata di aglio e sarà una delle basi del nostro piatto. Un'altra operazione che andiamo a fare adesso è quella del peperoncino. Una parte di peperoncino fresco la mettiamo all'interno di una ciotola e lo facciamo marinare con un po' di aceto di mele. Un'altra parte invece di peperoncino fresco, eliminato la parte interna dei semi, la mettiamo un po' come l'aglio in infusione con acqua calda. Anche questo la portiamo completamente a raffreddamento. Successivamente gli daremo una mixata per emulsionare l'acqua col peperoncino. Frulliamo il prezzemolo. Prendiamo un po' di acqua normale, un po' di sale e un po' di olio. Una volta realizzata la salsa, la mettiamo da parte e la useremo alla fine per condimento del piatto in piccole quantità. Partiamo con la vera e propria cottura della pasta. Prendiamo una pentola, ci mettiamo all'interno una parte di acqua aromatizzata all'aglio, una parte di acqua naturale, un brodo vegetale molto chiaro. Aggiungiamoci i gambi di prezzemolo, questo perché rispetto alle foglie sono molto più resistenti, quindi nel rilascio dei profumi. Un po' di olio che sarà il nostro emulsionante e un po' di peperoncino in polvere, leggermente. Passati 45 minuti tiriamo sulla nostra pasta, che nel frattempo si sarà idratata, e direttamente in padella la andiamo a risottare. Aggiungiamo se necessario un altro po' di brodo, come in questo caso. Ci aiutiamo con un coperchio. Ricapitolando, questa cottura prevede un'idratazione e cottura di 45 minuti circa, a una temperatura di 37-38 gradi, e una fase finale di risottamento all'interno del sugo che abbiamo preparato noi per 2-3 minuti in padella. Gli amidi cominceranno a condensarsi insieme alla pasta e avremo il piatto quasi pronto. I profumi sono intensi, quelli dello spaghetto, aglio, olio e peperoncino. Trascorsi 2-3 minuti in padella, spostiamo dal fuoco, ci aggiungiamo un altro po' di olio, eliminiamo il prezzemolo, i gambi, e andiamo a impiattare. Spruzziamo un po' di acqua al peperoncino, prezzemolo, e un po' di peperoncino marinato in aceto di mele. Questa è la mia versione di aglio, olio e peperoncino. All'assaggio si sente massima la versione napoletana dello spaghetto aglio olio, ma con rispetto e con attenzione alle materie utilizzate all'interno del piatto. Grazie mille. Salve a tutti, sono Marianna Vitale del ristorante Sud di Quarto in provincia di Napoli e stiamo per realizzare la mia versione di spaghetti aglio, olio e peperoncino. Vediamo molto velocemente gli ingredienti. Abbiamo gli spaghetti, dell'aglio alla mele e del peperoncino fresco, prezzemolo, dell'aglio finto nero che è stato appunto cotto in forno a 230 gradi per 40 minuti circa, un uovo, dell'aceto bianco, del succo di limone e dell'olio di girasole. Come prima cosa caliamo la pasta. Nel frattempo prepariamo il soffritto per condire la pasta, semplicemente con aglio e olio. Dopo 6 minuti in acqua alziamo gli spaghetti. Aggiungiamo un po' d'acqua. Come se stessimo per cuocere una pasta a mezza cottura, quindi mezza cottura in acqua e la compriamo in padella. Il tempo che inizia a stabilizzarsi, quindi un 30 secondi, dopodiché siamo pronti per poterla grigliare. E in realtà mentre sto arrostendo la pasta, ripeto, è come una mezza cottura, la pasta continua a cuocere nell'acqua che è a disposizione e nel frattempo quell'acqua si aromatizza anche sempre con il sentore di arrosto, quindi questo sapore di arrostito lo prende sia con questa cottura diretta sulla griglia, ma anche per infusione, perché riassorbe un'acqua che
ha il sapore di grigliato. Gli spaghetti sono arrostiti al punto giusto e è il momento di raffreddarli, quindi li stendiamo in una placchetta. L'importante è che arrivano a temperatura ambiente. Nel frattempo prepariamo la salsa aioli che accompagnerà gli spaghetti. Iniziamo a grattugiare l'aglio da crudo. Aggiungiamo l'uovo. L'aceto. Succo di limone. Sale. Poi aggiungiamo l'olio a filo. Questa salsa è pronta quando è abbastanza stabile. Allora siamo pronti per completare. Dopo l'aglio e il peperoncino aggiungiamo un po' d'acqua di cottura, l'olio e il prezzemolo. Ok, possiamo impiattare. In realtà la pasta arrosto nasce per valorizzare un aspetto che non era stato ancora affrontato nel campo della cottura della pasta, che è quello della temperatura di servizio. Grattugiamo l'aglio nero. Non è detto che la pasta debba essere per forza mangiata intorno ai 60 gradi standard di servizio, ma anzi, lavorando appunto sulla temperatura, riusciamo in realtà a sentire degli accenti, in questo caso l'arrosto. Ovvio che il freddo accentua il sentore di arrosto e quindi riesce ad uscire maggiormente fuori. Quindi questa pasta, dopo essere stata arrostita su questo fry top, viene raffreddata e la pasta sarà servita tra i 30 e i 35 gradi. Completiamo con la salsa all'aglio. Ed ecco il mio spaghetto aglio e peperoncino arrosto.